stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
Eccoci qui a Montmeló per un nuovo appuntamento di Assetto Corsa Competizione qui su TST F1 Racing. Siamo a bordo con Dark Lancer e la sua Porsche per conoscere i segreti della pista. Si sfrutta al massimo la pista per affrontare la Elf, curva 1, staccata dalla sesta alla terza, poi richiamo a sinistra per la Renault, gestendo bene il cambio direzione e il gas. Gestione anche per curva 3 alla parte iniziale e poi spalancare il gas. Che ci porta alla Repoil, dalla quinta alla seconda. Importante sfruttare l'uscita in preparazione della Seat. Tornantino in discesa che si fa in prima. Si arriva alla chicane sinistra e destra, si scala dalla quarta alla seconda e poi si sale su fino alla Kamsa, dove si scala in terza e poi per il rettilineo di richiamo lungo. In fondo si arriva alla Caixa, altro tornantino in prima. Più avanti abbiamo curva Banc de Sabadell, in seconda in percorrenza. Si arriva poi alla Europcar, curva d'angolo, in seconda. E infine, chicane, lenta, in prima. In uscita poi forte, quasi gas spalancato per la New Holland, che ci riporta sul rettilineo principale, alla chiusura del giro. Buonasera a tutti e benvenuti al sesto appuntamento di Assetto Corsa Competizione del campionato, appunto, di Assetto Corsa del TST F1 Racing. Siamo qui live, ormai le qualifiche sono già iniziate da più o meno 5 minuti, abbiamo tutti i piloti in pista, la griglia è veramente popolata e per il momento ci sono solo io in cabina di commento, poi mi raggiungerà più tardi TST Alex Bova. Ragazzi, vi chiedo una cortesia, essendo la prima sera che faccio la streaming, vi chiedo se potete dirmi i vari volumi, se sono a posto, se c'è qualcosa di troppo alto, troppo basso, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, mi fareste davvero un grande piacere, anche per appunto potervi dare la live più bella possibile. E intanto ringrazio Fabiux, se non erro, che si è iscritto poco fa al canale di TST, grazie mille. E come dicevamo, appunto, siamo qui a Barcellona, Catalogna, insomma, una pista che conoscete tutti sicuramente per la Formula 1, e abbiamo già Dark Lancer che ha già settato un tempo. Grazie mille Fabiux per il consiglio. Abbiamo già, appunto, Dark Lancer in prima posizione con il tempo di 1.44.1. Poi abbiamo subito... Ah no, attenzione, intanto l'ore pro. Prima posizione 1.44.1, secondo Dark Lancer a soli 63 millesimi da l'ore pro, appunto, che ricordiamo vincitore dell'ultima gara dopo il round di Chialami, che l'aveva visto invece un po' in difficoltà. E abbiamo invece in terza posizione Smollerstorm, che mi pare abbia esordito addirittura nell'ultima gara e si è subito rivelato molto ma molto molto veloce. E poi abbiamo ZB Corked, che è a 1 secondo e 3, però vedrete sicuramente che più avanti si posizionerà. Intanto attenzione, Smollerstorm subito prima posizione con 1.43.8, ragazzi, sono tempi davvero davvero forti. Qua Market Candle intanto che si sposta per lasciare spazio agli altri, e andiamo proprio on board con Smollerstorm per vedere se si sta rilanciando, ma penso che adesso abbia alzato il piede. Allora magari andiamo con ZB Corked, che appunto, per magari chi ha corso nei campionati di Assetto Corsa Competizione, penso insomma che lo conosca, e appunto diciamo che la sua potenza non è di certo una novità. Intanto un attimino, ragazzi, che riesco forse ad invitare anche TST Alex Bova, così che riuscirà a prendere parte anche lui a accompagnarmi in questa telecronaca. Intanto vi lascio ovviamente con la schermata della live. Allora, vediamo intanto se riesco, appunto. Ok. Allora, intanto ZB Corked sul traguardo non si migliora, al momento ancora 1 secondo e 3. Abbiamo dei 18 piloti, per il momento solo in 12 hanno segnato il tempo, e come potete vedere i distacchi sono davvero enormi dalla prima all'ultima posizione, quindi insomma ci sono un po'
tutti i tipi di livelli in questo campionato. Come dicevamo prima, ovviamente la pista di Barcellona, che conoscerete suppongo tutti per le gare che disputa ogni anno la Formula 1, ma comunque anche nell'endurance ha un ruolo di rilievo, insomma. Andiamo intanto con attenzione, intanto Dark Lancer si posiziona in seconda posizione, scavalca l'Ore Pro. Andiamo allora a seguire magari l'Ore Pro, a vedere proprio se riesce a rispondere a Dark Lancer. Allora, intanto ragazzi, scusatemi ancora, cerco di mettermi un attimino in contatto con Alex Bova. Ok, intanto l'Ore Pro prosegue con il suo giro, arriva nella parte forse più tecnica del circuito. Ricordiamo che qui su Assetto Corsa sfruttare i cordoli è molto molto importante. E attenzione, intanto Ario Di Rienzo si porta in quarta posizione con la sua Lamborghini. Nell'ultima gara ha fatto non poca fatica, se non erro è andato anche incontro a qualche piccolo errore, però appunto sembra un attimino essersi ripreso in questi primi momenti di qualifica. Intanto abbiamo poi in quinta posizione appunto ZB Corked, sesta posizione per TST Mick, poi TST Ivan, Market Candle, TST Gil, Mr. Bricola, Cuggio, Salvatore Nicche, TT Albi, TDR Ali, Wason Saiyan, TST Bicon G, TST Alex Diga, e in ultima posizione al momento abbiamo Master Puppet. Intanto, ok, i piloti continuano nel loro giro di qualifica, andiamo allora magari on board con ZB Corked a vedere se si migliora. Allora, intanto ragazzi, vedo di invitare l'attesa, ma essendo la prima sera che faccio lo streaming, devo un attimino prendere piede. Ok, dovremmo esserci quasi, ragazzi, vi prometto che ce la facciamo. Allora, ok, vediamo se ce la facciamo. Adesso minuti dovrebbe, o momenti insomma, dovrebbe entrare Alex Bova. Ok, intanto ZB Corked sembra fare un po' fatica a trovare il tempo, a dir la verità, sta faticando non poco per il momento. E intanto vediamo sempre Smollerstorm che non si schioda dal 43.8. Poi abbiamo subito dietro Dark Lancer, L'Ore Pro e Ario Di Rienzo. Insomma, le gerarchie sono più o meno sempre quelle. Però, ragazzi, possiamo insomma dire che sono davvero tempi molto 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 veloci. Quindi girare su questi tempi non è scontato. Quindi insomma questi piloti hanno davvero un gran piede. Intanto andiamo a seguire magari qualche pilota più indietro. Magari andiamo a seguire TST Gil a bordo della sua Audi, che se non erro nell'ultima gara anche lui ha avuto non pochi problemi, ha avuto qualche problema di troppo nel round di Monza. Teoricamente adesso non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe aver avuto un testa coda, mi pare, in Lesmo 2 o comunque quella zona lì, che gli ha vanificato non poco la gara. Ricordiamo appunto che Assetto Corsa Competizione è un gioco che richiede molta, forse molta più attenzione, molta più precisione rispetto a un gioco come Formula 1, e anche le penalità sono davvero molto severe. Per esempio basta andare solo 3 volte oltre al cordolo, superare di solo 3 volte i limiti di pista, e vi compromettono davvero tutta la gara, vi danno parecchi secondi di penalità, se non addirittura un drive-thru o uno stop and go, che è ancora peggio. Intanto le posizioni delle prime posizioni rimangono per il momento ancora invariate. Andrei a seguire dietro magari qualche pilota più arretrato come Cuggio. Vediamo Cuggio a bordo della sua Lamborghini. Per quanto riguarda gli equipaggi di questa gara, possiamo vedere intanto la Porsche che primeggia le due delle prime tre posizioni, ed era stato un po' così anche a Monza. Comunque abbiamo Smollerstorm, Dark Lancer e solo questi due i piloti a bordo del team Porsche, della scuderia, insomma, delle scuderie come casa costruttrice la Porsche. Poi abbiamo a bordo della Ferrari L'Ore Pro, che è in lotto ovviamente per il mondiale, Market Candle, Salvatore Nicche, DT Albi e TDR Ali,
tutti a bordo appunto di Ferrari. Poi per quanto riguarda Lamborghini abbiamo ZB Corked, Ario di Rienzo, TST Ivan e Cuggio, e abbiamo anche Weison Sayan e, scusate adesso non riesco a leggere l'ultimo nome, dovrebbe essere Alex Diga. Intanto solo due piloti al momento sono senza tempo, ovvero Weison Sayan e TST Alex Diga. E insomma, per ricapitolare, per finire di ricapitolare le vetture, abbiamo solo Master Puppet a bordo della Mercedes e abbiamo due McLaren, ovvero quella di Mr. Bricola e di TST qui con Jim. Allora, e abbiamo per quanto riguarda, scusatemi, le Audi, abbiamo solo quella di TST Gil. Intanto ZB Corked si porta in quarta posizione, a due decimi se non vedo male dalla prima posizione. Abbiamo poi, vediamo intanto, andiamo a seguire Dark Lancer a vedere se riesce a impensierire un po' il tempo di Smollerstorm. Adesso ovviamente andando avanti nella qualifica con il carburante che diminuisce e insomma, e magari anche la confidenza dei piloti che aumenta con la pista, sarà un po' tutto più facile per i piloti, insomma sarà molto più, ci sarà molto più grip e sarà anche molto più facile tempi migliori. Dark Lancer che va a affrontare l'ultima chicane di Catalogna, va a evitare molto i cordoli che probabilmente forse creano un po' troppa instabilità alla vettura. Dark Lancer sul traguardo rimane secondo per il momento, rimane secondo. Allora andiamo a seguire l'Ore Pro, comunque sono tutti davvero ma davvero molto 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 vicini. Vediamo l'Ore Pro che cosa riesce a fare. Ah, attenzione, si ferma, quindi probabilmente rientrerà ai box o sta semplicemente dando strada. No, sta semplicemente dando strada, ok. Ok, quindi intanto provo. Intanto attenzione, ZB Corked in terza posizione si è piazzato a un decimo da Dark Lancer. Andiamo un attimino a vedere anche i tempi di coloro che sono un po' più nelle retrovie. Andiamo a seguire per esempio Market Candle a un secondo e 5 al momento dalla vetta. Dovrebbe essere un secondo e 5, scusatemi, ma appunto sto vedendo dalla live, quindi vedo tutto molto più piccolo. Allora, intanto provo a rinvitare di nuovo il nostro Alex, così che magari riusciamo a, appunto a fare la telecronaca in due. Allora, intanto ragazzi ovviamente vi chiedo di nuovo, nel caso si senta qualcosa di strano, si senta qualche volume sballato, qualunque cosa, di dirmelo che vi faccio ovviamente lo regolo. Allora, poi abbiamo quindi al momento Smollerstorm ancora guida il gruppo. Poi abbiamo Dark Lancer in seconda posizione, ZB Corked e l'Ore Pro che probabilmente adesso si starà rilanciando. Andiamo a seguire proprio l'Ore Pro allora, vedere se si rilancerà, se riuscirà più che altro a migliorarsi. E a soli, sì, è poco meno di due decimi, quindi come nella scorsa gara ragazzi sarà veramente veramente tirata, perché abbiamo quattro piloti in soli due decimi. Poi abbiamo Ario di Rienzo a sei decimi, che è un po' l'intervallo tra diciamo il gruppetto dei primi quattro e un po' il resto della griglia. Poi vedete anche tra Cuggio e Market Candle c'è quasi un secondo, quindi diciamo che come abbiamo visto un po' nelle scorse gare il gruppo è diviso a tre. Quindi adesso appunto vedremo chi riuscirà a spuntarla. Intanto vediamo se, scusatemi, Alex Bova è riuscito a rientrare nel gruppo. Vediamo, ok. Ok. Mi senti Alex? Vediamo, damogli tempo di arrivare. Ok, intanto seguiamo il giro di Lore Pro che è quasi nel settore ormai finale. Qui è molto importante non salire troppo sulla ghiaia. Andiamo a affrontare le ultime 3-4 curve con Lore Pro. Molto preciso, però mi sa che, no, probabilmente o ha abortito, non si era ancora lanciato, perché sta affrontando le ultime curve davvero molto molto lento. Forse si lancia proprio adesso Lore Pro. Intanto mamma mia, Smollerstorm 1.43.4, ha messo 5 decimi fra sé e Dark Lancer, quindi una presa di posizione davvero maestosa da parte di Dark Lancer, sì, scusatemi, di Smollerstorm, perché 5 decimi non sono affatto pochi. Vedremo se Dark Lancer, Lore Pro, ZB Corked riusciranno a tornargli un po' sotto. Ricordiamo che nell'ultima gara Lore Pro era a 5 decimi fino all'ultimo e poi ha tirato giù un giro veramente maestoso, preciso, non si sa come abbia fatto, ed è riuscito a mettersi in pole position. Ma ovviamente non veniamo a scoprire solo oggi nelle ultime gare quello che, di cui è capace Lore Pro. Alex, se stai parlando sappi che non ti sento. Allora,
aspettiamo un secondo. Allora, ok, secondo ragazzi che sto cercando appunto di sistemare un po' la stream per vedere se riesce anche Bova a venire nella diretta. Ok. Ok, Alex, mi senti? Ok, ora ti senti anche tu. Perfetto, okay. Ti sento forte e chiaro. Ok, ok, sei in diretta. Ciao TST Merlo. Oh, ok. Tanto perfetto, c'è anche perfetto. Il papà di Lore Pro, se non erro. Allora, intanto abbiamo un Vai Mosca, Danilo D'Ambrosio delle quattro ruote. Allora, ringraziamo proprio Frank64 che si è iscritto adesso al canale di TST. Grazie mille. Intanto Master Puppet là dietro in ghiaia. Ciao intanto, Frank, grazie per l'iscrizione. E intanto Ario di Rienzo, tu sei già in sessione? Sì, io sono già in sessione, okay. Sono on board con Lore Pro, sono. Ah, ok, io invece sto seguendo Ario di Rienzo che si è piazzato addirittura in seconda posizione. Grandissimo Ario, lui è abbastanza valido su questo gioco. Deve abbastanza bene. Non so te, mi fai un resoconto generale, io sono appena rientrato, raccontami qualche emozione della allora, che arriva direttamente dalla pista. Allora, guarda, ti dico che i primi 4, se non 5 addirittura, adesso che si è inserito anche Ario di Rienzo, sono veramente ma veramente vicini tra di loro. Pensa che prima c'erano quasi solo 2 decimi che contenevano 4 piloti, quindi saranno sicuramente tiratissimi anche in gara. Poi diciamo che, come dicevo, la griglia è un po' divisa in 3. Puoi vedere tipo da ZB Cork e da TST Mic c'è quasi un secondo e c'è anche sto bene, gli stacchi sono molto ingenti, ma però appunto dicevamo che non è proprio un gioco facile dove no infatti questo gioco è abbastanza complicato per quanto riguarda la simulazione, la guida, mettere a posto il setup della macchina, insomma è un po' incasinato a differenza di Formula 1 che è molto più semplice da quel punto di vista là. Esattamente. E poi appunto dicevamo di questa divisione un po' in 3 gruppi, da ZB Cork e da TST Mic c'è addirittura un secondo. E va bene, intanto a posto. La pole position, salvo colpi di scena, dovrebbe andare a Smolderstorm. Secondo, attenzione, secondo Dark Lancer adesso, proprio a un decimo. Adesso mi sta discontentando. È quasi smentito. Sì, esattamente, quasi quasi. Intanto Lore Pro a 4 decimi. Quindi diciamo che forse le prime 5 posizioni almeno sono delineate, ormai sono confermate così. Adesso io e te dobbiamo uscire dalla sessione e chiudere completamente il gioco e rientrare, se no ci crasha. Perfetto. Quando perfetto. Ario ci dirà. Aspetta, dimmi tu. Ok. Intanto un saluto a Miss Marvel che mi saluta dal chattino. Bella perfetta. Allora, intanto io manderei la pubblicità del canale dove potete vedere insomma un po' tutto quello che facciamo e ci rivediamo direttamente in pista per la gara. Se ti piace quello che facciamo e vuoi supportarci in maniera concreta, puoi farlo andando sul nostro sito internet tstfonoracing.com o tstfonoracing.altravista.org. Puoi farlo tramite donazione PayPal cliccando sul link come vedi nel video, digitando l'importo e poi semplicemente andando a fare il login sul tuo account. Altri metodi sono tramite gli acquisti, esempio Amazon, clicchi sul link, dopodiché devi semplicemente cercare nella barra di ricerca l'articolo desiderato e metterlo nel carrello, concludendo l'acquisto. Altro sistema, eBay, che funziona esattamente come Amazon, dopo aver cliccato sul link fai tutti i tuoi acquisti. Allo stesso modo, anche per Instant Gaming, si clicca sul link e si fa l'acquisto. Qui si possono trovare tanti giochi a prezzi vantaggiosi. Oppure, un altro sistema è, se ti piace ovviamente sostenerci e portare con te il nostro logo, il nostro nome, allora puoi andare sullo store che abbiamo appositamente creato, dove troverai una serie di indumenti targati TST F1 Racing personalizzabili nel numero e nella gamer tag. Troverai anche cover artistiche, accessori di vario genere che possono essere cuscini, salviettoni da spiaggia, tazze, insomma chi più ne ha più ne metta, ce n'è davvero per tutti i gusti. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect
your soul. Aspetta, aspetta, che ancora non sono entrato. Ok. Allora ragazzi, intanto vi mettiamo il calendario per ricordarvi un po' gli appuntamenti di questa categoria Extreme. Allora, la classifica adesso sinceramente non so dirvi se sia aggiornata, non penso. Comunque, concentriamoci più che altro sugli appuntamenti. Siamo adesso al GP di Spagna, come potete vedere, 12 novembre. Andremo poi al Nürburgring settimana prossima. Si correrà ovviamente sempre il giovedì e sempre alle 21.30. Poi avremo il Gran Premio di Zolder in Belgio il 26 novembre, poi andremo in Olanda a Zandvoort, che è la pista quella della Formula 1 che quindi penso più o meno tutti conosciate, il 3 dicembre, poi andremo in Ungheria a Budapest, anche qui pista della Formula 1 dove si sono svolte le due gare della Professional e della Simulation di Formula 1 l'altro ieri e ieri, e il 10 dicembre questo, e poi voleremo infine per l'ultima tappa a Suzuka in Giappone, anche questo circuito della Formula 1 che conoscerete tutti, il 17 dicembre, dove andrà appunto a chiudersi il campionato. Ora diamo un attimino il tempo ai piloti appunto di iniziare il giro di formazione, in modo tale che, ok, possiamo rientrare, quindi dateci un attimino di tempo solo per rientrare in sessione e torneremo con l'attività in pista. Intanto vi invitiamo, adesso non ci saranno premi come magari ci sono nella Formula 1, nella categoria della Formula 1. Comunque, se vi può divertire, insomma, fare delle ipotetiche previsioni del podio, di quello che succederà nella gara, perché davvero sarà una gara molto molto combattuta, come abbiamo visto, insomma, negli ultimi appuntamenti. Allora, adesso rientriamo nel server. Ok, speriamo che non faccia scherzi a me, dato che ultimamente a colui che streamava dava sempre problemi proprio in partenza, oltretutto, quindi sì sì. Ok, adesso dovrei entrare teoricamente. Ok, a posto. Sì sì. Ok, io intanto spero che audio e tutto sia a posto. Allora, ok, adesso c'è anche il tuo audio, scusami. Ok, perfetto, a posto. Perfetto. Allora, ci siamo in diretta. Ci siamo, rientriamo con l'attività in pista. Adesso non so se lo sai, lo vedi il triangolino in alto a sinistra? Sì, sì, già a guida? Ho tutto sistemato, tranquillo. Già, posto, mi ha spiegato tutto. Perfetto. Allora, dai che sono contento e curioso di assistere alla mia prima gara da commentatore con questa coppia di commentatori fantastica. Fantastica. Esatto. Che fa coppia anche in Formula 1, però proprio esatto. Lì, come team, come piloti. Per il team. Noi siamo House, il team di simpaticoni, dai. Intanto TST King ci chiede: buonasera, sono buonasera. Capitato qui per caso. È un gruppo che tratta di motorsport. Beh, sì, dai, possiamo dire. Sì, un pochettino, sì. Dai. Trattiamo motorsport in generale, è un po' di tutto e di più, guarda, per te possiamo fare anche delle eccezioni di ST Kimi. Intanto i piloti sono all'ultima curva, si stanno ormai praticamente gettando sul rettilineo di partenza, dovrebbe essere tutto ok nella live. Sì, solo... sì, è tutto ok, si vede tutto a perfettamente. Posto, perfettamente, allora live. Direi di goderci quella che è la partenza, mamma mia quanti piloti, e via, 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 verde, vediamo quanto... Via, sono partiti. Vediamo, subito colpo di scena, Smolder Storm e Dark Line, mamma mia, che fantascienza, mamma mia, chi se l'aspettava questo, subito fuori, due dei protagonisti, anche ZB Corked fuori, dietro del traffico, praticamente, cioè, abbiamo perso subito tutti due i vetture... stampate a muro, Master Puppet, forse TDR Ari, sì, intanto Lore Pro ringrazia e se ne va, perché... Sì. È riuscito a rimanere fuori dai casini, ma mamma mia, che cosa è successo dietro? Smollerstone penso che ormai... è un po' compromessa la sua. Sì, assolutamente, la sua vettura è... Come... Però se non sbaglio, visto che in partenza ha avuto un contatto, forse con Dark Lance, perché aveva toccato e praticamente la sua macchina è decollata. Sì, sì, assolutamente. Intanto, attenzione, Dark Lancer dovrebbe essere già tornato subito in seconda posizione, quindi probabilmente lui non Dark ha... Dark Lancer me lo dà terzo attualmente. TST King non apprezza, apprezza il gioco. Ma TST King, ricordiamo, il vincitore dell'ultima gara, forse dovrebbe essere lui. Esattamente. Dopo famosi colpi di scena.
intanto andiamo a seguire anche la situazione un po' dietro con TST Ivan che è incollato a TDR Ali. Vediamo se riesce a portare l'attacco. Si porta all'interno, mamma mia che ah, infatti è finito lunghissimo. Ha fatto praticamente la traiettoria della MotoGP. Però, mamma mia che tagliata di strada. Brutto sviento in pista. Sì, forse un po' troppo. Rischiato di fare un disastro. Esatto. Anche ZV Corked che si trova in nona posizione, si, appunto si ritrova a dover fare una remontada dato che siamo qua in Spagna. Mamma mia, cioè abbiamo perso praticamente tutti i big tranne loro e pro che appunto ringrazia sì. Saluta. Anche Dark Lancer lì in seconda. TDR Ali spina all'ultima curva però è rientrato non proprio bene. Non so se si è toccato con qualcuno sinceramente perché ho visto una Lamborghini molto incollata a lui. Forse con... Intanto ZV Corked Cugios, subito Cugios forse. Infatti aveva tentato, l'ha fatto passare. Magari ha avuto un contatto con lui. Tanto ZV Corked faccio... sì. Scusa un attimo Teo, poi ti faccio notare che Dark Lancer sta recuperando tantissimo su... Infatti da un secondo mamma e sei mia, era, guarda, si è attaccato. Dark Lancer. Probabilmente la sua vettura non è rimasta molto molto danneggiata. Comunque adesso ti informo anche su questa cosa. Nelle ultime gare, nelle prime fasi soprattutto del Gran Premio, abbiamo notato come Lore Pro facesse fatica a prendere ritmo e le Porsche erano veramente molto ma molto più veloci. Soprattutto quella di Dark Lancer ovviamente, che è uno dei pochi che regge il passo di Lore Pro. Vedremo Smollersor, penso che ormai sia ritirato. No, è i box, però la sua gara ovviamente sì, è box, è però attenzione, mamma mia. Occhio Teo, perché Dark Lancer veramente è attaccatissimo. Sta praticamente cercando, sta mettendo il muso praticamente in ogni curva. Mamma mia. Allora, se fossimo su F1 ti direi attenzione che apre il DRS adesso che testa l'attacco, ma qua ci sono solo che siamo sul gioco non esiste il DRS, penso. Esattamente, ci sono solo i finestrini qua al massimo che puoi abbassare. Qua sta abilità del pilota cercare un sorpasso abbastanza complicato. Poi su questa pista che sappiamo bene che è molto difficile sorpassare. Esattamente, infatti anche la prima curva è abbastanza stretta, imbuto, comunque non è proprio facilissimo. Intanto seguiamo Dark Lancer, vediamo se riesce ad approfittare sì, subito. Sì. E sono Smollerstorm, ma siamo seri? Ecco, guarda, sicuramente poi a fine gara vedrete con la commission, però esatto. Diciamo sì che è stato abbastanza brutto, più che altro anche strano. Poi ovviamente alla fine della gara, con magari anche le interviste, se Dark Lancer finirà a podio avremo un po' tutto più chiaro. Sì, esatto. Poi avete modo di spiegarvi nel gruppo magari, direttamente con la commission. Esattamente. Vedo, che ci sono delle bandiere gialle, ho visto. Smentore delle commissarie. Forse sono state tolte adesso perché non mi dà nessun... Ah, ok, vabbè. Intanto, mamma mia, io seguirei il terzetto Ivan, Ario di Rienzo, TST Gil, mamma mia, si sono toccati nella curva veloce, forse TST Gil è proprio finito fuori, Sì, sì, infatti è finito in ghiaia, pure peccato. Sbattuto, mi sa. Mamma mia. Sì. Oggi i piloti ma sono... Ma ci sono tanti qua. Sì, sì, assolutamente. Cioè, ah, no, siccome vedo le macchine intatte... Sì, diciamo che a livello di texture il danno non lo vedi più di tanto, però okay. Sì, c'è danno. Intanto ZB Corgat si è messo da solo, adesso sta cercando ovviamente di spingere, recuperare per ritornare sotto agli altri. E abbiamo al momento solo Ario di Rienzo. Mi segnalo che c'è anche un'altra battaglia in pista tra TST Mitch e Mr. Vicola, che me lo segnalo solamente un decimo. Da Mr. Vicola. Sì, sono molto molto vicini tutti e due. No, aspetta, ho sbagliato pilota. Ok. Sono molto molto vicini, ma penso che Mr. Bricola sia appena stato passato da test da TST. Ah, ok. Perché lo vedevo abbastanza in difficoltà. Forse Bricola è uno dei piloti che è riuscito a sfruttare un po' il caos di curva 1 ed è riuscito a... Insomma, attenzione, intanto Ario di Rienzo dovrebbe aver passato DT Albi all'esterno, oltretutto, se non erro. Mamma mia, che sorpasso. Grande Ario, grande manovra. Intanto che partiva, partiva. Attenzione, Lore Pro! Lore Pro a muro! A muro Lore Pro! No! All'ultima, nella chicane finale, probabilmente l'avrà persa. Non so se si è toccato con Dark Lancer. Ma ho cambiato la telecamera su Dark Lancer e l'ho visto completamente da solo. Intanto attenzione anche dietro, Market Candle lungo. Anche TDR Ali, molto lungo. Non so adesso se ci sia stato appunto un contatto tra Dark Lancer e Lore Pro, però... Mamma mia, nel caso stasera Dark Lancer è davvero infuocato perché... Eh sì, è abbastanza imperdonato questa sera Dark Lancer, quindi
Vediamo, dai. Vedremo, vediamo poi se il oggettino spunta anche il commento di qualcuno. Sì, magari del papà di Lore Pro. Che del papà di Lore, vediamo. Sì, dai. L'ultima gara ci diceva anche i tempi, che appunto qua purtroppo, ragazzi, Assetto Corsa Competizione non ci mette a disposizione i tempi altrui, però. Comunque sì, sono macchine diverse con prestazioni pare. C'è una cosa che si chiama BOP, ovvero Balance of Performance. Sostanzialmente tutte le macchine, ovviamente di case diverse, hanno prestazioni diverse. Con questo BOP vengono pareggiate, quindi diciamo che nonostante le auto siano diverse, non è come in Formula 1 che ognuno ha una potenza diversa, ma sono tutti nello stesso livello. Diciamo che sì, di natura cambiano le prestazioni tra macchina e macchina, sempre per rispondere a Kimi, però poi diciamo che il livello... Sì, vabbè, certo, giustamente essendo comunque macchine completamente diverse tra le altre, in qualche modo il gioco deve più bilanciare la situazione in gara. Esattamente. Tanto al momento andrei. Comunque c'è Dark Lancer che sta allungando su queste tre. Ci si vede una gara in solitaria, salvo errori da parte del pilota. Vediamo. Perché sicuramente sarà abbastanza. Non dico nervoso, ma probabilmente non sarà totalmente tranquillo. Dopo l'incidente in partenza con Smollersor, magari può anche essere che magari gli arrivi qualche penalità. Adesso non sappiamo ovviamente quello che è successo, stiamo ipotizzando, però suppongo che nel caso magari se arriverà anche una penalità di tempo in secondi, probabilmente cercherà di allungare il più possibile, ecco. Sì, infatti, e comunque sta allungando pesantemente. Sette decimi al giro attualmente sta dando a TST Mitch. Ma è interessante adesso anche seguire ZB Corker, perché è uno dei piloti veramente più forti, dei top. E ha appena passato Mr. Bricola, penso anche con facilità, perché da che prima che era abbastanza lontano, adesso gli è subito davanti. Sì. E non di poco, quindi... Quindi occhio, perché magari niente è scontato, quindi... Anche se comunque, mamma mia, Dark Lancer sta andando veramente come una furia. 7 secondi e 1, già. Mamma mia, impreparatissimo questa sera, questo ragazzo. E deve stare comunque attento. Attenzione, perché... Lo scrivo in chat, ma chiede il doppiato in mezzo alla pista, quindi forse probabilmente c'è stato qualche problema, purtroppo. Esatto, vedremo poi. Allora, attualmente una battaglia in pista DRA, però sì, c'è anche quello che comunque sta cercando di rimontare, ed è solamente 8 decimi da DT Alfi. Allora, poi c'è anche TDRA su Cucio. Sì, direi di seguire. Lo ha centrato in pieno. Aia, mamma mia. Aia. Allora sì, vuol dire che poi qua sicuramente vedrà la commission cosa fare nei confronti. Anche nelle scorse gare c'è stato qualche problemino con i doppiati. E insomma, sicuramente poi la commission farà qualcosa. Oh, attenzione, perché mamma mia, come è uscito. La fianca di Tialdi. E passa tranquillamente. Sì, lo passa. Esatto. Sì, anche il passo di ora, però. Sì, è uscito veramente in una maniera paurosa rispetto a DTA, che si vede alla fiancata leggermente rovinata Lore Pro, quella destra, quindi non vorrei che magari sono arrivati affiancati proprio a questa curva e il doppiato abbia voluto resistere. Può essere. Magari sai cosa, come dicevi poc'anzi, Lore Pro sta iniziando a trovare il passo adesso, e quindi adesso inizia a macinare tempi veloci. Esattamente, perché appunto è stata una cosa che abbiamo notato un po' in tutte le ultime gare, ovvero che Lore Pro all'inizio faticava a trovare il ritmo e poi pian piano riprendeva. Non vorrei, adesso ovviamente non vorrei dire una cavolata, però i doppiati al momento penso siano Smollerstorm, Diga, che viene segnalato in classifica dietro. Ah, Alex Diga doppiato di due giri? Probabilmente anche lui sarà stato coinvolto in qualche contatto. Ah, ok. Comunque penso sì che vedremo comunque a fine gara, poi da quello che ci diranno i piloti. Esattamente, penso sia stato uno degli ultimi, forse 5 piloti ad aver avuto un contatto con Lore Pro, poi ovviamente vedremo. Sì, probabile. Tanto però doppiati già dal secondo giro mi sembra un pochettino strano. Ma sai cosa, più che altro è che qua quando rompi la macchina la rompi anche abbastanza, ti partono via quasi 1-2 minuti di pit stop, quindi diciamo che continuare con la macchina tipo con il cofano aperto vuol dire che sicuramente hai qualche danno davvero importante, quindi ti conviene di rientrare. Qui ovviamente poi non c'è neanche la safety car, quindi diciamo che è per quello che diciamo che devi stare veramente tanto attento. Ok. Intanto grazie a Air Bomber che si è iscritto al canale, grazie mille. Grazie Bomber per l'iscrizione e benvenuto nel TST. Intanto andrei a seguire TST Gil che sta provando ad attaccare TDR Ali, anche TDR, TST Gil che
inizio gara ricordiamo è stato il protagonista di un contatto. Oh, attenzione perché Smolderstorm cerca una TDR contatto! E sbinnata per TST Shield, ovviamente è stato indotto. Diciamo che forse qui Ali non l'ha. Anche Smolderstorm si gira! Cosa sta succedendo stasera? Non lo so. Mamma mia! Diciamo che ci sono ogni tre giri sei piloti girati, no? Comunque qualche contatto. Ci sono più contatti qui che in una mischia. Ecco, appunto, esattamente. Dicevamo giusto appunto perché veramente questa sera, cioè nelle ultime gare non si erano visti così tanti contatti stasera, invece sono infatti abbastanza... Sono tutti impeperonatissimi questa sera. Non so, probabilmente sarà anche a Spagna, adesso non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che peperoncino qua vada abbastanza, quindi sia mai che siano tutti surriscaldati, non si sa. Sì, praticamente sì, mi sa che poi sarà snowboard un po' troppo seriamente sì, questa sera. Esatto. Comunque Teo, ti segnavo che c'è TST Ivan che è a 4 decimi da Aio. Quindi... Esattamente, sì, lo sto proprio seguendo adesso. Non so se si prevede qualche lotta tra i due amiconi, ma non saprei, non penso forse che si scanneranno a vicenda. Guarda, suppongo che sia più Aio forse che può insegnare. Ah no, è un doppiato quello davanti ad Aio. Sì, è un doppiato, c'è qui con Gimbo è doppiato. Se lascerà anche Aio però ha il muso leggermente rovinato, eh. Infatti se non ricordo sì, perché male... comunque Aio in partenza era sì. Lui forse si è trovato coinvolto nel crash iniziale e ha perso un po' di posizioni, ha perso. Le penalità, diciamo che, allora, assetto corsa competizione non dà penalità come su Formula 1 magari per i contatti. In un certo senso è meglio perché vista la penalità che è stata data ieri sera proprio a TST Kimi sì, e Davidino sì, è meglio mia, perché... Che cosa vergognosa. Ecco, però diciamo che qua le penalità verranno più che altro date dalla commission a fine gara. Basta fare la clip e poi la commission valuterà di chi è insomma la colpa del sì, sì, esatto. Vabbè, non ci sta penalità, l'ho buttato fuori. Sì, sì, ma tranquillo Fabio, se noi abbiamo una commission e poi valuterà da farsi, quindi tranquillo che se è successo qualcosa ci saranno delle penalità. Esattamente. Intanto... Certo, comunque ZB Corked sta accorciando il distacco da TST Vinci. Esattamente. E si trova un secondo e quattro. Esattamente, vediamo adesso se appunto abbiamo sei decimi adesso, mamma mia, vicini. ZB Corked appunto adesso dicevo si prima, vede che va forte. Sì sì, no, ma comunque è un pilota già molto conosciuto nei campionati di assetto corsa. Ci avevo corso anch'io a suo tempo in una gara ed era veramente spaziale come scusami l'ignoranza, però non frequentando questo gioco non conoscevo il suddetto pilota. Ah no, certo, io però... appunto avevo corso insieme a lui in un campionato di assetto corsa ancora insomma con le Porsche in Monza, mi sembra che era stato davvero bello, però il livello era parecchio alto. Lui, attenzione ecco, Teo perché ma dove va mamma mia che sorpasso, mamma mia, incredibile, non ci ha pensato due volte. Ma infatti mamma mia che sorpasso. E comunque la sua macchina sai che deve avere tanta stabilità. Ci avrà i chiodi nelle ruote perché per tenere esatto, così. Ci avrà i chiodi perché mamma mia. Anche perché mi pare ci sia stato un piccolo contatto tra tutti. Sì, sì. Quindi un piccolo contatto tra i due. Infatti forse era fiancata un po' rovinata ZB Corked. E guarda, io suppongo che probabilmente lui sa di avere un ritmo forse addirittura superiore a quello di Dark Lancer, probabilmente non vuole perdere tempo, ecco. Sì, è ben fatto. Però comunque a 12 secondi di distacco vedremo. Perché comunque è ancora 25 minuti, quindi ci sono 25 minuti di gara, quindi ha tutto il tempo di sì, guardo... Io non lo so immaginare che succeda se questi due si pigliano a fine gara. Ma perché penso appunto come dicevamo prima siano tutti e due abbastanza irritati, quindi direi proprio quello... sì, ma penso che quello più irritato fosse Smolderstorm. Sicuramente vabbè, se poverino. Ah, mi sa che si è attenzione perché Mitch è andato larghissimo, non vorrei che... No, niente. No, ok, è rimasto in traiettoria. No, però l'ha perso tanto. C'è perso. Da segnalare il ritiro di Smolderstone perché non lo vedo sì, più in classifica. Sì, anche io. E c'è anche un altro pilota che si è ritirato. Gara no, questa sera per Smolderstone. Peccato, partiva dalla pole position. Sì, anche perché ovviamente non era ovviamente un pilota che non poteva ambire al podio, anzi aveva tutte le... No, infatti è uno dei possibili protagonisti della gara. Assolutamente. Allora, per il momento diciamo che non ci sono più tante battaglie. La situazione è anche questa qua, nelle ultime gare i primi giri erano tutti molto molto vicini, poi pian piano si distaccavano e diventava tutto un po' più omogeneo. Intanto c'è una bandiera gialla. Dove?
a curva 4, se non vorrei, non voglio dire una cavolata, dovrebbe essere, attenzione, contatto di ritiro. Dovrebbe essere, abbiamo perso qualcuno, abbiamo perso Marquez, no? No, Marquez Cando c'è. Non vorrei dire, non so sinceramente, perché allora Dark Lancer, ZB Conked, almeno i big ci sono. Quello ci sono sicuri. Tutti i big. Ah ok, sì, si è ritirato Smollerstorm. Ah ok, perfetto, quindi quello che non compariva più. E che sorpasso ha fatto? Le sospensioni della Jeep? Direi di sì, perché... Praticamente sì. Mamma mia. Allora. Vabbè, ha tenuto giù la tavoletta sull'erba. Incredibile proprio. Sì, Diga comunque... intanto raccoglie un po' di ghiaia da portare a casa come ricordo. Eh sì, probabile. I ricordi di Spagna, che fate, ne vivi? No, certo. Allora, comunque ZB Corked ha iniziato a rosicchiare decimi, ecco, su Dark Lancer. Eh sì. Infatti il distacco è sceso a 11 secondi e 5. Guarda, quindi io... diciamo che ha così, insomma, ha preso un secondo in un giro quasi. Allora, intanto che seguiamo l'Ore Pro, ti dico che... Sì, proprio che supera la di Rienzo. L'Ore Pro, madonna mia! Cosa si sta facendo? Stasera veramente un mix tra Demolition Derby, Rally... È stato spettacolo questa sera. Sì, sì. È peccato comunque che per quel contatto con quel doppiato. Sicuramente avremmo assistito a una gran gara stasera. Sì, totalmente diverso, perché adesso sicuramente i piloti, esatto, lì per la lotta sarebbero stati tre almeno. Sì. Almeno tre. E più che altro, dicevo appunto, non vorrei aver letto male, non vorrei ricordare male più che altro, però ho sentito che i piloti Porsche soffrivano un po' il consumo delle gomme su questa pista. Quindi Dark Lancer deve stare attento, perché lui ha sicuramente spinto tanto all'inizio della gara. Sì. Però deve stare attento adesso a gestire bene le gomme. Quindi tu dici che a fine gara lui potrebbe patire un consumo eccessivo di gomma? Guarda, non lo do per scontato, perché poi ovviamente ogni pilota ha il suo stile di guida, lo stile di guida influisce sulle gomme, eccetera, eccetera. Però diciamo che non è da escludere, insomma, è un fattore da tenere in considerazione. Intanto l'Ore Pro sempre più vicino. Sì, sì, si avvicina a TST Ivan. Prende la scia e la Ferrari soffre sul rettilineo, a livello di motore. Da quello che ho sentito un po' dire, da quello che ho anche provato io, la Ferrari sul rettilineo soffre un po'. La cosa non mi stupisce più di tanto, sai? No, diciamo che abbiamo un riferimento ben chiaro appunto dal mondo della Formula 1. Sì. Che adesso non mi ricordo dove, forse proprio qua, che non toccavano neanche i 300, una roba, qualcosa di simile se non erro. Sì, una roba un pochettino vergognosa. Molto. Allora, si soffre il consumo delle gomme della Porsche, ma avevo risolto proprio un'ora prima della gara. Ah, cavolo, quindi diciamo che è appunto... pesa ancora di più allora questo ritiro, appunto, perché se magari sai infatti anche di aver risolto nei confronti di qualche tuo avversario, sicuramente un po' pesa. Comunque appunto adesso non ti preoccupare, svaluterete poi alla fine, insomma, valuterà, sì, la, esatto, commission, esatto, di cosa fare. Allora, intanto l'Ore Pro, appunto, come vi hanno detto, sta seguendo. Ma aspetta, ma ci siamo persi Avio di Rienzo, ci siamo persi, che si è sceso in 12esima posizione. Ai box addirittura. Ai box addirittura, Avio, cosa è successo? Ma stasera sosta programmata? Tutti i big stiamo perdendo, mamma mia. No, sosta programmata no, perché qui non è prevista la sosta. Quindi probabilmente qualche errore da parte sua. Peccato per Aio. Questa qui è un'occasione davvero grande per i piloti magari un po' più arretrati, che si ritrovano senza almeno due piloti di testa. Anche tre, facciamo l'Ore Pro, che comunque sta risalendo. Sì, sta recuperando, anche se purtroppo una volta superato Ivan si troverebbe a 12 secondi di distacco da Mister Frico, che comunque è lontano. Comunque mi sembra un pochettino in difficoltà proprio nella guida. Mamma mia. Sì, vabbè, questo qua è il server che lagga un pochino, perché ho visto la macchina puntata verso sinistra, poi ha fatto la curva tranquillamente. Ah, ok. Sì. Io ho visto che andato un pochettino sulla erba, poi... Allora sì, no, quello sì. Comunque c'è stato anche... Adesso, sì, scusate, il Race Control ci ha anche avvisato che siamo ormai a metà gara. Sì. Mamma mia, quanto quanto mamma mia. Driftando. Ma dei controlli un pochettino strani, però. Sì. Tanto bandiera bianca, vedevo spettolare da parte di un commissario. Però non c'è nessuno lento, fermo. Ma infatti non c'è nessuno in pista. Però comunque ha perso un po' di tempo, Sì. Intanto abbiamo... Insomma, magari la Ferrari ha un consumo di gomme anomalo, non
saprei, perché Sì, comunque sembra proprio. che ha difficoltà a tenere la macchina in pista. Sì, anche nelle scorse gare appunto abbiamo visto un pochino come si chiama, il consumo e il passo gara più che altro dei piloti della Ferrari è abbastanza strano. Tanto segnalerei, mentre sto seguendo Market Candle adesso, segnalo che Dark Lancer adesso è riuscito a stabilizzare il distacco con ZB Sì. Parker. Quindi vedremo alla fine se appunto, come ci stava dicendo adesso Smollestorm, che la Porsche soffre, se magari Dark Lancer non è riuscito a risolvere questo problema, non è da escludere alla fine appunto un possibile ritorno di ZB Corked, ecco. Quindi Sì, infatti, anche io comunque il distacco ho visto che è sceso, sono 10 secondi a te, ho visto. Esattamente. E mancano 18 minuti alla fine della gara, quindi 11 secondi e 2 adesso. Sì. Però un distacco che comunque ho visto che è un po' scende, un po' sale, quindi magari, sai, magari un giro uno tira un pochettino di più e l'altro un pochettino meno, e quindi il distacco per questo fa sto tira e molla così. Esattamente, rimane comunque molto. Cioè, diciamo che è un tira e molla che però rimane abbastanza costante per. Sì, esatto. Fortuna tra virgolette di Dark Lancer, che comunque cioè nel senso se lo sta guadagnando con i suoi distacchi, quindi fortuna fino a un certo punto. Comunque adesso sì, 11-3, infatti. quindi rimane lì comunque. Sì, comunque sono stabili adesso i distacchi. Sì, infatti comunque basta vedere, guarda la mappa della pista, praticamente abbiamo due lotte al momento in pista. Intanto Sì, praticamente è sì. un secondo da TST. Sì, te lo dicevo, però sta avendo mi sa qualche difficoltà con la guida, forse non vorrei che ha dei danni alla sua vettura e quindi per questo non riesce a spingere come vuole. Intanto Smollerstorm ci dice comunque che ecco, vedi, allora ci hanno praticamente detto più o meno la stessa esatto. cosa, insomma, quindi c'è pista calda, gomme calde, quindi si scivola abbastanza, insomma. Ah, ok, infatti, quindi allora sta a lui proprio cercare di ruotare le gomme in temperatura, quindi esattamente. Sai che gli tocca prendere un po' di distacco su Ivan e far raffreddare un pochettino gomme in macchina. Sì, anche perché penso che comunque sappia di avere più passo, cioè l'Ore Pro è sempre stato molto sì, più penso che di ampiamente abbia più passo di DST Ivan. A meno che appunto abbia qualche particolare danno sì. riscontrato da quel contatto, però. Ma la temperatura dell'asfalto è stata, cioè, è proprio così scelta a caso dal server oppure no, è impostata? No, sinceramente non so dirti sinceramente, però 39 gradi di asfalto. Allora, ora che ci penso, ma Zandvoort dove si sorpassa? È una domanda. Guarda. A Zandvoort. È difficile da dire. Forse è l'effettivo principale. Penso sia l'unico. L'unico punto sia quello. Mamma mia, però come arriva. Arriva lungo all'ultima curva. Gli manca forse sistemare solamente quest'ultima curva. Sì. Adesso 39 gradi, ok. Sì, quindi comunque si può scegliere, ok. Quindi probabilmente è stata una scelta da parte degli organizzatori. Ah, quindi è stata una scelta ponderata questa di mettere 39 gradi. Ah, ok, va bene. Beh, è ancora più incertezza nel risultato finale della gara. Esattamente. Allora, intanto Market Candle mi sembra un po' più vicino appunto a DT Albi di quanto lo sia l'Ore Pro TST Ivan. Comunque sono anche a parità di macchina. No, attenzione, attenzione, perché l'Ore Pro sta affiancando Ivan. Vediamo se riesce a portare a casa il sorpasso. Ha guadagnato tantissimo sul pulpone. Vediamo. Attenzione, l'Ore Pro si infila. Ivan aveva un pelino lungo. Vediamo se lo chiude questo sorpasso. Però Ivan qua ha vantaggio di traiettoria. Sì, vantaggio di traiettoria. Mamma mia, pronto qua l'Ore Pro comunque con i riflessi. Sì, a... bravo, esatto. A spostarsi. Bravo a evitare il contatto. È stata un po', diciamo, la fotocopia di quello che è successo all'inizio tra Ali e Gilles, però finita bene, diciamo, quello che esatto. si è accorto, insomma, della presenza della vettura all'interno e ha allargato giustamente la traiettoria, perché sennò appunto si finiva con un contatto. E sennò poi sarebbe in pieno. Comunque ti confermo che Ali, mi sa che si è confermato. Ah, ecco, appunto, allora proprio ritiro da parte. Perché comunque lo da fermo, ancora il box, lo e quindi appunto ragazzi questa sera è un'occasione davvero ghiotta per quelli che sono un pochino sì, sì. arretrati, perché tra l'incidente iniziale che magari ha messo fuori anche qualcuno che magari non era tra i top ma che comunque era sempre diciamo nella medio-alta classifica, no? Quindi allora non scenderà di molto, al massimo di 1-2 gradi, non cambia molto per il consumo delle gomme. Ok, quindi diciamo che probabilmente la temperatura rimarrà più o meno costante anche il consumo. Sì, sì, infatti. Oh, attenzione perché Ivan arriva un pochettino lungo. Sembra quasi. Vediamo adesso se l'Ore Pro comunque esce molto meglio rispetto a Ivan. Ma sembra comunque l'Ore Pro abbia un pelino di sottosterzo in curva. Mi manca quello spunto finale all'ultima curva. Che sì, mi manca proprio quello spunto finale. Però attenzione perché adesso è molto vicino. Molto, molto, molto vicino. Vicino, vicino. Vediamo se tenta la staccata folle, ma non penso. No, sono lì. Sta sicuramente. Esatto, sono lì.
glielo fa capire insomma che è lì, vuole andare. Però... ma secondo me se lo passa e poter fare il suo ritmo, magari cercare di avvicinarsi il più possibile a Mr. Bricola. Beh, sicuramente sì, perché alla fine Mr. Bricola all'inizio l'abbiamo visto che soffriva un bel po'. Sì, sì. Perché comunque ti ricordo, prima avevi fatto notare che sarebbe stato a 12 secondi da Bricola, adesso è a 6. Quindi veramente Bricola. Bricola, appunto, come dicevamo prima, probabilmente uno di quei piloti che di solito è un pochino più arretrato, che ha sfruttato un po' il caos iniziale. Comunque è giusto, perché alla fine sta anche nelle qualità di un pilota di sfruttare le situazioni. Quindi. No, cerca di fare quello che può con i mezzi che ha, quindi. Lui ha sfruttato al pieno il caos in partenza, bravo lui che ha evitato tutto il casino che c'è stato. Esattamente. Quindi allora, al momento vediamo fuori due esattamente, ci sono solo due bimbi fuori, gli altri sono ancora in gara, chi più arretrato di me. Allora, attualmente c'è anche Matteo Campolo che è in lotta con BTT Albi alla settima posizione. Sono entrambi molto vicini però direi guarda. Di provare un attimino a seguire l'Ore Pro, infatti. Sì, sì, seguiamo lui per adesso che è messo abbastanza bene, anche perché c'è anche un doppiato davanti. Potrebbe essere. Vediamo allora l'Ore Pro. Questa volta è uscito molto bene. Molto bene. Quindi attenzione perché forse il sorpasso è maturo. Occhio perché si trovano alle diga davanti. Comunque Mr. Bricola non è così lontano. Vediamo attenzione all'interno, là sulla parte sporca. Cerca di affiancarsi, però forse la velocità di punta è quella che manca un pochino a questa Ferrari. Vediamo staccata se. Vediamo se incrociano. Contatto. Ivan finisce un po' in ghiaia. Intanto Alex Diga che fa passare. Mamma mia, attenzione Alex Diga. Forse si è toccato con Ivan. A posto. Intanto Market Candle ha passato Albi. Sì, ha passato Albi. Market Candle ha superato Albi. E non di poco oltretutto. Quindi probabilmente infatti, c'è stato un forse aveva fatto un errore, un contatto. Sì, sì, vedo la macchina di Kendall abbastanza rovinata, un po' sulle anche sul muso è abbastanza rovinata, eh. Vedo sì, il abbastanza sai. Diciamo va un po' sì, un po' su, un po' giù. Esatto. Allora, Matteo ti si sente più basso di voce. Ok, allora aspettate un attimo che qui è già al massimo, quindi parlerò un po' più vicino, insomma, al microfono. Sì, forse ti conviene avvicini perché poco fa ti sentivo che la voce era un po' bassa. Sì, guarda, abbiamo settato tutto prima e sto microfono è un po' strano, su un programma me la fa sentire alta, su un altro bassa, quindi insomma, devo stare un pochino più vicino, ecco. Tanto... potresti sganciare un po' dei moni, attenzione perché Ivan è arrivato lunghissimo, ha fatto la traiettoria della MotoGP. Mamma mia, anche prima l'ha fatto se non erro, a inizio gara forse era proprio lui che era finito lunghissimo in curva 1. Cioè scusate. Sì, è stato lui, è stato. Sì. E magari sai quella traiettoria invoglia un pochettino i piloti a... Mamma mia, comunque... A fare il curvone più lungo. E adesso l'Ore Pro è a 6 secondi. Sì, 6 secondi a 4, ho provato 4 decimi in mezzo settore. Però è già là davanti, praticamente già lo vedo. 5 secondi e 6, mamma mia, sta spingendo forte. Io mancano 11 minuti circa, quindi a tutto il tempo per poter arrivare da Mr. Bricola. Esattamente, quindi... E prendere la quarta posizione per il podio, la vedo un pochettino dura, a meno che TST Mici non commette un errore più gravissimo e perde tanto tempo. Sì, beh, allora appunto come... intanto attenzione, 10-5, ZB Corte. Sì. Vediamo se adesso proverà magari in quest'ultima parte di gara a spingere e riportarsi addosso a Dark Lancer, vediamo. Sì, poi se magari Dark Lancer inizia a patire un pochettino il consumo gomma. E niente, devo rientrare nella sessione, aspetta. Ah, bene. Vabbè, questo qua è stato corso che... Vedo comunque ha qualche problemino questo gioco ancora. Sì, purtroppo è così. Oh, Binotto. Roda, ti faccio un po' di radio che una caio. Vai. Adesso... Allora, cioè l'Ore Pro che comunque sta diminuendo il distacco da Mr. Bricola, infatti va portato a 5 secondi e 4, vediamo adesso che arriva al secondo settore. Vediamo a 4 secondi e 5, mamma mia, l'Ore Pro sta andando fortissimo, sta andando. Sì, ma appunto lo dicevamo. Intanto vediamo, dal chattino ci scrivono, Lancer sta perdendo un po' un cliff finale possibile. Sì, probabile che potesse arrivare un piccolo... Anche se comunque adesso il distacco è risalito a 11 secondi. Esattamente. Quindi... No, secondo me più che altro stanno facendo un tiro e molla entrambi, no?
Adesso non ci sarà un consumo così elevato delle gomme e infatti 11 secondi e 2 Sì, di Dark stanno lì. Lancer. Magari c'è stato anche un piccolo errorino da parte di Dark Lancer, probabile, cioè alla fine appunto l'abbiamo detto, Esatto. sbagliare su questo gioco è 4 abbastanza. secondi e 1 di distacco per Mr. Bicola. L'altro è l'altro commentatore che ha chiesto Allora, Binottimo. Binottimo mi dispiace, ma è fidanzato. È rivolto a me probabilmente, però comunque. Vecchio, Comunque, ovvio. esatto, no, anche perché. Poi non so se tu hai una doppia vita No, così no, alle no. spalle della tua No, fidanzata. comunque, come si dice, l'altro commentatore è il mio compagno di squadra. Esatto. Ciao Binottimo, sono TST Alex Bova, compagno di squadra Chi mi dice. di Matteo Blan. Dicono che sei l'ex fidanzato di TST Kimi. No, ma assolutamente no, neanche conosco questo soggetto, non ho idea di chi sia, meglio che mi stia alla larga, perché è una bruttissima persona, Mi anche dissocio. se... Ah, ho sbagliato a scrivere. Vaffanculo. Allora. Ok, Allora, arriva. comunque, però ho accorciato a 3 secondi e 7 di distacco dalla Mr. Bricola, quindi probabilmente arriva. Anche Ok, se adesso. mancano 8 minuti, però forse deve un pochettino accelerare il passo se vuole almeno cercare di superare Mr. Bricola. Perfetto, Ok. Allora, adesso sto rientrando, Ce la facciamo. intanto Fares Mario dice: io che ho risolto i problemi, perdevo soltanto 8 decimi dal giro veloce che facevo in gara. Senza perdevo anche un secondo e 6, gli ultimi 10 minuti di gara. Attenzione. Potrebbe essere. Ma non è vero, non scrivete queste falsità in chat. Binottimo, non leggere le falsità che scrivono questi esseri ignobili. Mi fa ridere il fatto che ogni volta mi metta di notte quando entro nella sessione, senza motivo, però ok. Allora, direi di Infatti. andare a seguire l'ore pro perché al momento penso Sì, è sceso a siano. 2 secondi e 9. Sì. Si avvicina a vista d'occhio. Allora, intanto. Ah, Binottimo che auguro anche buona gara. Sì, prima c'è stato un demolition derby, diciamo, però comunque. Diciamo che sicuramente è una buona gara da parte di parecchi piloti che saranno un po' contenti, appunto, come Sì. dicevamo prima, di aver sfruttato quel casino che c'è stato in partenza, quel caos, per essere un po' più, diciamo, corretti a livello di lingua. Però in ogni caso, insomma, beati loro, ecco, perché sono quelle Eh beh sì, occasioni che devi infatti. sfruttare. Ovviamente, dai. Comunque, anche se finisse quinto, Mr. Bicova non sarebbe male come risultato. No, no, assolutamente, anzi. Cioè, comunque, risulta di tutto il rispetto, magari, per un pilota come lui che di solito vive magari in posizioni meno allettanti. Sì, no, ma certamente, cioè alla fine con questo ovviamente non è che vogliamo sminuire il lavoro di No, no, qualcuno, assolutamente anzi, no. anzi, semmai è proprio per esaltarlo, perché voglio dire, se comunque tutti sono stati coinvolti in qualche incidente e tu ovviamente sei stato bravo a evitarli, Sì, esatto. è solo un merito, ecco. La mia Porsche è diventata una macchina di Rocket League. Infatti ti abbiamo visto in partenza, Sì, che praticamente facevo un che pochettino la trottola sul sei. rettilineo. Sì, esatto. Preso dai cofani altrui, ecco, ci faccio il meme, poi. No, comunque. Sì, veramente. Ho visto sta Cioè, quando spopolando. confondi Rocket League con questa Con corsa assetto. competizione. Esatto. Oppure Oh, metti. comunque è arrivato C'è l'ora l'ore pro. pro. Sì. Vabbè, io vedo qua tutte le macchine a scatto che si possono un attimino i cali del server. Però vabbè, contate che sto facendo anche la stream, quindi. I veri fan di Alex Bova lo seguono da Bahrain 2017, gara dove ha fatto la Sì, differenza. esatto, se mi ricordo bene quella gara, guarda, è stata una partenza molto chiara quando il buon TST Kimi è un pilota così di poco conto, hanno deciso di stringermi a sandwich in partenza nel rettilineo principale, proprio una mossa da grandi piloti esperti e navigati, capito? Ah sì, beh, dai, ti hanno abbracciato, E infatti insomma. poi è partito un reclamo chilometrico per sanctificare entrambi. Ecco, immagino il contenuto. Sì, esatto. E immagini bene il contenuto, Ecco. visto i risultati delle ultime mie gare. Ah, ecco, vedi. Allora, intanto, vabbè, l'ore pro è arrivato praticamente addosso a Mister Sì. Bricola. A 5 minuti dalla fine, Potrebbe penso. anche superarlo in questo giro. Vedremo però appunto anche da parte di Mister Bricola se proverà una difesa con i denti, No, ma perché. guarda, se fossi lui non so quanto gli possa convenire fare una difesa fino alla morte, cioè Sì. rischiare di buttare via questo risultato. Sì, cioè alla fine è magari molto più avanti appunto rispetto a quanto è abituato di solito, ecco. Però comunque in ogni caso, secondo me, boh, quando sei in una situazione. Ecco, niente, come non aver Attenzione, parlato. esatto. Scherzavo.
però resiste, passare, sai? Ma non lo so, no, sì, l'ho fatto passare. Probabilmente sì, non lo so, no, l'ho fatto passare perché comunque se ci hai fatto caso è arrivato lungo e quindi ti ha lasciato il portone aperto e dire toh, passa, vai tranquillo, ma va bene anche così, tutto a posto. Allora, io vado a seguire un attimino Dark Lancer che è praticamente rimasto solo tutta la gara, insomma, andiamo un attimino a seguirlo. Sì, infatti, andiamo a seguire lui. Sì, anche perché il veramente leader, di altri che piloti. Di STG. A dire la verità ci sono due piloti vicini, non so se siano in lotta o meno, non penso siano in lotta. Ma io attualmente come lotta in pista, guardando gli stacchi, non ne vedo. Ma vedevo due piloti sul rettilineo, sinceramente. Forse erano doppiati, sai? Probabilmente sì, perché... Sono... Vabbè, sono stupido, sono Mr. Bricolello e Repro, ok. Ah, che bene. Sono stati insieme fino ad adesso, quindi... Ok. Allora, comunque vedo che il distacco tra Dark Lancer e ZB Cork è salito a 13 secondi. Sì, probabilmente ZB Cork l'ha lasciato, ha detto. Sì, probabilmente ha mollato, quindi va bene così. Sì, meglio di noi, insomma, anche sì, vabbè, infatti. Nell'ultima gara aveva avuto non pochi problemi, eh. Aveva avuto, mi pare addirittura un test a coda, aveva quasi rischiato di mandarla a muro il Lesmo. Due. Addirittura. Sì, sì, è riuscito a salvarla, però ha perso 10 secondi. Ah, mamma mia. Allora, Dark Lancer, vabbè sì, ha mollato perché comunque 14 secondi, sì dai, mancano 3 minuti alla fine, si accontenta del secondo posto, gestisce e via. Sì, più tanto che altro... DST Mi c'è anche lui a 14 secondi, quindi va bene così. Sì, diciamo che probabilmente salvo colpi di scena il podio sarà questo, ecco. Comunque esatto. C'è da dire infatti che comunque Dark Lancer, adesso non sappiamo quanto abbia rallentato ZV Corked, però cioè Dark Lancer sta ancora spingendo, mi sa, perché comunque non guadagna poco. No, guadagna tanto. Forse magari a penalità da scontare a fine gara. Ma guarda, sinceramente appunto non so, perché o risulta lì sullo schermo, oppure, cioè non mi pare che abbia penalità di quel tipo così per contatti. Però non si sa mai, magari appunto come abbiamo detto prima sta cercando di spingere il più possibile, perché dice se mi danno una penalità in commission, cioè la commission mi dà una penalità di 10 secondi per dire, no? Almeno sono davanti con sicurezza. Sì, infatti. Però adesso ha guadagnato Sì, ha guadagnato mezzo secondo. Sì. Ma te l'ho detto, praticamente stanno facendo così, attiva e move entrambi. Ario ha avuto un incidente. Ah, Ario ha avuto un incidente. Peccato per Ario. Poi praticamente abbiamo perso. Cioè, in partenza i primi 4 classificati abbiamo perso. Sì, c'è stato qualche incidente. Intanto mi sa che forse mi sono perso il mio compagno di squadra, Matteo, se ci sei batti un colpo. Ci sono, mi senti? Ah perfetto, non ti sentivo più. Sì, okay, no, stavo perfetto. Leggendo appunto sulla chat del gruppo per capire un po' meglio che cosa fosse successo. Comunque sì, diciamo che probabilmente c'è stato un incidente dove qualcuno non si è capito, ecco, quindi... Mi probabilmente... sa che parecchi non si è sì, oggi, allora. Oggi diciamo che la commission si metterà le mani nei capelli, un po' come... Mamma mia. Diciamo, quando nel weekend così... prove libere a 2 ore dalle qualifiche, il pilota la mette a muro. Diciamo che così più o meno sarà la commission con tutti gli incidenti che ci sono. Esatto. I meccanici di solito che si disperano, oggi ci sarà la commission. Allora, okay, comunque giro. Il gioco esatto ci complica questo ultimo giro. Vabbè, anche qua ci sarebbe un piccolo menino, esatto. Dire, quando sei la commission arriva il fine settimana e puoi stare tranquillo, ma il giovedì c'è la gara di assetto corsa competizione. Esattamente. Con il meme quello di SpongeBob, non mi ricordo adesso bene, tipo una stanza con tutti i computer a fuoco, tutto esatto. Così, quindi comunque dai, la gara si sta per terminare, siamo all'ultimo giro. Esattamente. Dark Lancer che conduce autorevolmente la gara in prima posizione, seguito da ZB Cork, ed in terza posizione TST Mici, quarto Repro. E comunque dai, per come era partita la gara ha un pochettino tamponato. Esatto, in tutti. Vabbè, comunque, nel senso... Tamponato fine... nel senso che ha recuperato. Sì, comunque, sì, sì. Pensare male. No, comunque... No, a parte gli scherzi, comunque, appunto, all'inizio era stato uno dei piloti coinvolti in incidenti, quindi... Sì. È riuscito sicuramente... No, non è vero, attenzione, aspetta. All'inizio della gara era partito bene lui, Era quello che aveva preso più distacco di tutti. Poi ha avuto quel problema forse col doppiato, da cui è stato tamponato, oltretutto. Ma... è stato tamponato da un doppiato, sì, e quindi purtroppo ha perso tante posizioni. Tanto Dark Lancer per l'ultima volta nell'ultimo settore va a affrontare appunto quello che è il terzo settore più sofferente per la Ferrari in Formula 1. Probabilmente la fa più veloce sta Porsche GT3 che la... Sì, esatto, che deve essere finita. Esatto. Quindi Dark Lancer sul traguardo per portarsi a casa
Il GP di Spagna, grandissima prestazione da parte sua, vedremo poi appunto a fine gara la commission che cosa farà, che cosa non farà. Poi in seconda posizione sta affrontando adesso proprio l'ultima curva Zeta di Corket, che recupera da un round un po' così così di Monza e si porta appunto in seconda posizione. Dark Lancer fermo lì, attenzione. Sì, si è fermato. Proprio non ne poteva più probabilmente. Sì, forse magari ha finito la benzina, ma comunque vedo che si fermano tutti qua. Eh sì, no, vabbè, dopo il traguardo comunque puoi fare quello che vuoi. Attenzione, ah, intanto, okay. TST Mick, tranquillo, la porta in terza posizione. Esatto, anche bravo lui, TST Mick. Giustamente a festeggiare. Festeggia anche con le luci, accende e spegne i fari, grande TST Mick. Questo è un modo di festeggiare. Vabbè, almeno qua che c'è la possibilità, purtroppo le Formula 1 non hanno le luci, quindi non puoi sfanare. Esatto. Però dai. Tanto l'ora è pro, quarta posizione, limita un po' i danni dopo appunto il contatto inizio gara, anche lui si ferma. Sarà Mister qualche... Piccola, quinto, punti importanti per lui e il suo campionato. Esattamente, anche lui, probabilmente ci sarà qualche donzella lì a fianco, si fermano tutti. È probabile, non so. Esatto. Ci sarà qualche grid gap magari, ai pompon, esattamente, si fermano. TST Ivan lo vedo abbastanza contento, sta facendo slalom sul, intanto fumogeni, fuochi d'artificio. Sembra capodanno qui in Spagna. Esatto. Comunque Mark Kendall, poi settima posizione. Il di Setti Ivan, guarda. Che sta facendo? Sta facendo. Attenzione. C'è un po' di spettacolo, guarda. Mi sa che sta pure. Oddio. Stava. Ha rischiato di prendere in pieno Nick, che era lì fermo, che si stava godendo lo spettacolo. Comunque. Tagliato, guardo Mark Kendall. Anche lui fermo lì. Albi. TST Giro e Cugio hanno tagliato il traguardo. Ecco, arriva... che abbiamo perso prima. Ali. Ho notato adesso. Vabbè, TDFR abbiamo perso. Arriva alla fine di TST Quay con Jim. Dodicesimo Salvatore Nick De, e in ultima posizione TST Alex Diva. Chi mi si candida per fare il grid boy? Anzi, afferma di esserlo già. Ah, non sapevo che fossi un grid boy, Kimi. Sei un ragazzo pieno di sorprese. Una ragazza. Ah, sei una... una ragazza. Dai. Un ragazzo, dai. Allora, io direi tanto adesso... vediamo che poi con Jim e Ivan danno spettacolo. Anche loro, attenzione, si sono uniti. Eh sì. Comunque molto simpatica la livrea della McLaren col pilota di Pitti sì, sulla fiancata. Ecco, muro. Vabbè, comunque. Bene così. Allora, io adesso direi appunto di passare alle interviste. Nel sì, frattempo sì. Vi lascio un attimino appunto dove potete appunto vedere tutti i nostri canali, le varie vari contatti insomma della TST, e ci ribecchiamo fra pochissimo con le interviste. Esatto.
Eccoci qui nel post gara per sentire i piloti, i protagonisti di questa gara. Benvenuti a Dark Lancer, TST Mic e ZB Corked. Benvenuti ragazzi. Sì, grazie. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, innanzitutto direi è stata una gara molto piena di colpi di scena, di sorpassi, anche contatti, insomma, non si sono di certo risparmiati i piloti questa sera. Direi di partire appunto dal vincitore, Dark Lancer. Buonasera, complimenti per la vittoria. E nulla, insomma, raccontaci un po' com'è stata questa gara, dalle qualifiche alla partenza che abbiamo visto. Se un per po' voi contatto. Ragazzi, dimmi. Voi ragazzi va bene, preferisco non parlare perché è una vittoria che non mi merito. Ok. Io voglio solo dire, chiedere scusa a, soprattutto a Smallstorm, a Dario e anche a Lore Pro, ma in partenza mi si è frizzato per un attimo il gioco e quando l'ho ripreso sono tutto a destra e ho preso Smaller e non mi va neanche di parlare, voglio solo chiedere scusa e basta così, non me la merito, non me la merito. Ok, beh, comunque appunto... Vabbè, non ti preoccupare, comunque, poi se lo so, ma io sono... ci pensa una commission a valutare, quindi vai tranquillo, sì, guarda. Sì, comunque... È una sì, cosa cioè... che vincere così io non sopporto e voglio solo... Io veramente scusa a Smaller perché se la meritava lui questa vittoria. Comunque appunto un gesto di grande rispetto, quindi sicuramente sì, infatti. Verrà apprezzato sicuramente da tutti. Sì, poi sì, ovviamente infatti. Se oltretutto non è neanche stata praticamente colpa tua, comunque capiamo la delusione, un po' il dispiacere, però appunto dai, comunque sicuramente è sicuramente un bel gesto. E, sì, esatto. Vabbè, comunque insomma, complimenti in ogni caso comunque per aver condotto la gara comunque con questo... Grazie, infatti, grazie. Anche perché hai tenuto comunque sempre un ottimo passo e ZB Corked... Diciamo che non... magari girava negli stessi tempi, però comunque non ha avuto un passo così superiore da potersi avvicinare a te. Guarda, se comunque alla fine sei arrivato con un distacco di sì, 15 è stata secondi. Una gara molto... è stata una gara molto statica, non mi è sembrato che ci fossero battaglie molto movimentate stasera, anche per tutto quello che è successo. Ok, guarda, intanto posso dirti che Smaller ha scritto nel chattino, ha detto se è stato un freeze del gioco, tranquillo, scusa, accettate, quindi... Sì, esatto. Ma, ovviamente poi c'è anche... Mi fa anche complimenti per la vittoria. Esattamente. Non so se anche chi gioca ha questi problemi, ma a me capitano molto spesso questi freeze di questo gioco, non sì, so capita perché, anche ma... a me ogni tanto. È normale, sto gioco è proprio una sua caratteristica, ogni tanto in partenza tira delle laggate che non capisci niente. Ecco. Quindi, ah, insomma, bene. Diciamo che a me non è successo, meno male perché ero in mezzo, sennò era un bordello. Sì. Vabbè, dai, comunque apprezziamo comunque il gesto appunto di rispetto. Sì, esatto. E comunque in ogni caso complimenti poi per aver condotto così la gara. Grazie. Allora, direi appunto di passare al secondo classificato, ZB Corked, benvenuto anche a te. E sir. Raccontaci un po' anche tu come sono andate le qualifiche, anche la partenza, dove abbiamo visto che anche tu forse sei stato un po' preso nel caos di curva 1, insomma. Sì, allora, anche il mio secondo posto, che non sarebbe neanche un secondo posto, ho meritato neanche il mio, perché per quello che è successo, dispiace sia per Smallerstorm e Ario che... quel botto alla prima curva, perché da dietro sono stato preso in pieno e... poi sono andato addosso a Ario e è stato lanciato indietro. Poi vabbè, in qualifica è andato abbastanza male perché scivolava continuamente la macchina, gomme diventavano rosse. Poi vabbè, durante la gara è stato abbastanza statica e non è successo più di tanto, solamente un po' la partenza che è un delirio, però cose che capitano. Beh, comunque insomma abbiamo visto che anche tu hai tenuto il tuo ritmo, sei riuscito a risalire bene, a recuperare sì. bene, quindi tutto sommato... Sì, ho provato a tenere il ritmo senza sforzare più di tanto, perché appena sforzavo un po' la macchina faceva drift. Sì, infatti abbiamo visto non solo te, anche Lore Pro per esempio, che praticamente arrivava sempre in curva di traverso, anche forse per le alte temperature, insomma. Sì, per la temperatura della pista, 40 gradi a Barcellona, abbastanza tosta. Sì.
Bene, dai, comunque di nuovo complimenti in ogni caso per essere riuscito a risalire, comunque aver recuperato un po' tutte le posizioni. E andrei adesso dal terzo classificato di Assetti Mick. Buonasera anche a te. Buonasera. Anche tu, insomma, raccontaci un po', forse sei uno dei pochi che è uscito indenne da curva 1, sei riuscito un pochino a risalire e poi sei riuscito a gestire. No? Ah, ok. Vai. Non me lo merito questa terza posizione. Da oggi nessuno si merita. Ok. Infatti io nessuno mi vede il podio. Porked, perché sono io che l'ho centrato. Mi aspettavo staccassero molto più tardi, quando ho iniziato a staccare io me li sono trovati praticamente in faccia e da lì non ho più potuto fare niente. Mi scuso anche con Ario, appunto. E da lì è andata come è andata. Gli ultimi, poi ho avuto una battaglia sui secondi con Bricola. Comunque era lì, guadagnavo, lui mi prendeva, Gigi Cocò. Per il resto, gli ultimi giri ho sofferto tantissimo. Non stavo più in strada, non riuscivo più a frenare. Ho dovuto abbassare di 2 secondi. Però per il resto, appunto, quando Corked mi è tornato sotto, ho cercato di farlo passare, solo che lui non credo l'abbia capito, dato che si è preso l'interno. Però comunque... non l'avevo capito. Non è successo più niente di che. Perché appunto, essendo che comunque mi stavo tornando sotto, che in confronto a me è un cazzo di alieno, letteralmente, ho detto che comunque l'avevo preso dentro, lo lascio passare, appunto, dopodiché se n'è andato. Un giro tenuto, dopodiché ciao ciao. Ok, beh, comunque insomma alla fine sei riuscito comunque a portarti a podio e sono comunque dei punti importanti per insomma il campionato. Quindi nulla, insomma, è stata una gara sicuramente movimentata questa sera. Io adesso siamo in chiusura, ne approfitto per ricordarvi il calendario. La prossima tappa sarà ovviamente in Germania, al Nürburgring, la settimana prossima, il 19. Poi andremo poi in Belgio, in Olanda, in Ungheria e in Giappone. Inoltre vi ricordo che settimana prossima, il martedì sera alle 21.30, correrà la categoria professional di Formula 1, mentre il mercoledì alle 21.30 correrà la categoria simulation sempre di Formula 1. Poi il giovedì, come oggi, ci sarà il solito appuntamento con Assetto Corsa Competizione. Inoltre vi ricordo che potete seguire il TST F1 Racing sia su Twitch che su YouTube che su Instagram. Su Instagram il nome è leggermente cambiato, non c'è più il trattino basso, non c'è più neanche official, quindi TST F1 Racing e basta. Su YouTube ci sono tutte le gare caricate dal 2016 fino appunto agli ultimi appuntamenti, quindi se volete divertirvi, riguardare qualcosa, andate pure. E qui su Twitch c'è ovviamente tanto materiale bello da vedere su YouTube. Esattamente, quindi appunto se siete interessati andate pure a vedere, lasciate magari anche un'iscrizione. Anche un bel like. Esattamente, e anche qui ovviamente su Twitch, se vi interessa quello che facciamo, se vi piace, iscrivetevi pure. E nulla, insomma, io ringrazio Alex Bova per la... Io ringrazio te per questa gara fantastica. Fantastica. Quindi per avermi accompagnato in telecronaca. E esatto, ringrazio non solo come compagno di pista di, esatto, di scuderia. E ringrazio anche i piloti ovviamente per lo spettacolo che ci hanno offerto questa sera. E insomma, ci vediamo quindi martedì prossimo con il primo round di settimana prossima della categoria professional di Formula 1. Un saluto a tutti, esatto. Ciao ciao, buonasera a tutti. Buonasera.